Benvenuti a questa nuova puntata di Panacea, il settimanale di divulgazione medica di Cilento Channel. Oggi siamo con la dottoressa Teresa Bellelli per parlare di prevenzione oncologica e in particolare del tumore al, alla mammella. La dottoressa Bellelli è dirigente medico di primo livello dell'unità operativa complessa di oncologia del Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Dottoressa, prima di parlare dell'argomento della puntata, che ne dice di guardarci una scheda? Benissimo. Benissimo, allora via con la scheda. Esiste oggi una panacea per i tumori? Nonostante i progressi della ricerca e la scoperta dei cosiddetti farmaci biologici a bersaglio molecolare, che coadiuvano le già note chemioterapie e radioterapie, allo stato attuale il farmaco più importante nella lotta al cancro è uno solo, la prevenzione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2012 le diagnosi di tumore nel mondo sono state 15 milioni, con una mortalità di circa 8,2 milioni di persone. Il cancro al polmone resta il top killer, mentre i più diffusi sono per l'uomo e la donna, rispettivamente, il tumore alla prostata e alla mammella. Con un'attenta prevenzione e un programma di screening, circa il 30% di questi tumori potrebbe essere evitato. In Italia ricevono per la prima volta diagnosi di tumore mille persone ogni giorno, con 360 65.000 nuovi casi ogni anno per un totale di circa 2,5 milioni di persone. Cos'è un tumore? Nasce da una cellula che a causa di mutazioni del suo DNA assume la capacità di proliferare in maniera incontrollata. La crescita cellulare incontrollata si accompagna quindi all'invasione dei tessuti diversi da quello di origine attraverso la via linfatica o ematica in un processo che viene chiamato metastasi. È possibile fermare quella unica cellula iniziale prima che avvenga tutto ciò? Eccoci di nuovo con la dottoressa Bellelli. Che è famosa per un hobby particolare. È vero, dottoressa, che a lei piace particolarmente sciare? Sì, a me piace particolarmente sciare, soprattutto sulle Dolomiti. Questo fa parte di uno stile di vita eh, corretto e, mh, infatti, è importante avere uno stile di vita corretto nella prevenzione dei tumori. In particolare, noi sappiamo che i fattori ambientali e lo stile di vita scorretto eh, ehm, sono in grado di determinare nel 70-80% dei casi una mutazione a carico di alcuni geni e che mh, determina una proliferazione incontrollata delle cellule e di conseguenza poi porta allo sviluppo del cancro. Noi con il nostro comportamento siamo in grado di favorire o di evitare queste mutazioni e quindi è importante sapere quali sono i fattori di rischio. I fattori di rischio più importanti sicuramente ehm, sono l'alimentazione scorretta che può incidere nel 30-35% dei casi. Il fumo che incide nel 30-32% dei casi, l'alcol che incide per il 3-4% e mentre l'ereditarietà e l'inquinamento ambientale che secondo molte persone, l'uomo comune, è un fattore di rischio importante, in realtà incide solo per il 2%. Quindi è molto importante che quotidianamente nella nostra alimentazione consumiamo... Dalle 5 alle 7 porzioni di frutta e verdura, eh, soprattutto di colori diversi, perché, hanno la, perché in questo modo noi assumiamo antiossidanti diversi che hanno la funzione di neutralizzare i radicali liberi eh, che mh, sono prodotti di scarto del nostro metabolismo e che vanno a danneggiare il DNA. E, mh, quindi è eh, molto importante mangiare e assumere quotidianamente cereali integrali, legumi, l'olio vergine di oliva della nostra dieta mediterranea. E, è importante però limitare il consumo di carni rosse, evitare eh, gli insaccati e mangiare soprattutto pesce azzurro. E a tutto questo bisogna associare una buona idratazione, un'attività fisica regolare, perché mh, sappiamo che l'attività fisica eh, rappresenta un fattore protettivo soprattutto per i tumori della mammella e del coloretto. Dottoressa, si parla di prevenzione primaria e secondaria, ma significa che una è più importante dell'altra? No, in effetti sono due cose diverse, nel senso che chiaramente l'arma più, più efficace che noi abbiamo per prevenire i tumori è la prevenzione. La prevenzione primaria è rivolta ai soggetti sani e quindi agisce a monte sulle cause che favoriscono, predispongono al tumore, quindi agisce sullo stile di vita, mentre la prevenzione secondaria ehm, si riferisce alla diagnosi precoce che viene attuata in particolare attraverso gli screening. Cioè noi con gli screening... Andiamo a individuare mh, il, il tumore in fase preclinica, cioè prima che diventi clinicamente evidente. In particolare ehm, è molto importante lo screening mammografico che viene utilizzato per il tumore della mammella. Infatti, nelle donne, nella fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni, viene offerta gratuitamente la mammografia con cadenza biennale, mentre nelle donne dai 45 ai 49 anni la mammografia viene offerta con cadenza annuale. E Qual è la lesione più piccola che si riesce a vedere con una Effetti, mammografia? In noi con la mammografia riusciamo a vedere anche lesioni di pochi millimetri, di 2-3 millimetri. Eh, in molti casi eh, le microcalcificazioni sono il segnale di allarme, le distorsioni, quindi noi abbiamo la possibilità di veramente eh, avere con una diagnosi precoce innanzitutto delle cure meno invasive e soprattutto poi aumenta la probabilità di guarigione. Noi parliamo di una probabilità di guarigione che può arrivare anche al 95%. Quindi lei parla di diagnosi precoce, facciamo un esempio, lei ha detto che il cancro alla mammella è il tumore più diffuso nella donna in assoluto, prendiamo una ragazza che eh, Sotto la doccia autopalpando si trova un piccolo bozzo al seno. Cosa deve fare? Allora, la prima cosa si deve rivolgere a uno specialista e lo specialista, appunto, valuterà se effettivamente è una situazione allarmante oppure no. Teniamo presente che nelle ragazze le lesioni più frequenti sono le cisti, sono i fibra dei nomi. Se poi è necessario, lo specialista darà indicazione a praticare un'ecografia e l'ecografia subito ci dirà se è una lesione cistica o solida e quindi in caso di sospetto sarà il caso di effettuare un agaspirato magari ecoguidato e in caso di positività poi va effettuata la mammografia. Riguardo al tumore alla mammella c'è una curiosità. È vero che nelle donne asiatiche c'è una minore incidenza? Sì, è assolutamente vero. Infatti in Asia c'è una minore incidenza di tumori della mammella e eh, se le donne asiatiche si trasferiscono, emigrano dall'Asia, vanno in America, acquisiscono la stessa incidenza già nella prima generazione. Quindi se il corredo genetico è lo stesso, che cosa è cambiato? È cambiato quello che si mangia, che si beve, che si respira. E in effetti che cosa mangiano in particolare le donne asiatiche? Mangiano prodotti a base di soia e che contengono i fitoestrogeni, che sono sostanze naturali e che ehm, sono simili agli estrogeni femminili, ma meno potenti e hanno la funzione di schermare i recettori della mammella dall'azione carcinogenica degli estrogeni endogeni. Mi può dire quali sono le fasce di età che sono più colpite dal cancro alla mammella? Sì. Diciamo che al di sotto dei 20 anni il tumore della mammella è raro e ha un'incidenza di una donna su 200.000, mentre è improbabile nella fascia di età dai 20 ai 30 anni l'incidenza aumenta a partire dai 40 anni e poi abbiamo un plateau durante la menopausa, successivamente poi inizia ad incrementare l'incidenza anche se in maniera più lenta, per cui dai 40 ai 50 anni l'incidenza è di una donna su 1000, mentre intorno ai 70 anni l'incidenza di tre donne su mille. Oggi, oltre alla chemioterapia, esistono anche altre armi di lotta ai tumori. Che cosa sono i farmaci biologici? Sì. Diciamo che nel 25-30% dei casi le donne eh, che hanno un tumore della mammella eh, hanno eh, la presenza del, del recettore ER2 positivo, cioè le cellule tumorali esprimono questo recettore ER2 positivo, e questo le pone in una categoria di rischio più alta, cioè queste donne hanno un maggiore rischio di recidiva e di morte. Noi abbiamo la possibilità adesso con le terapie biologiche di revertire questa, questa prognosi negativa. Perché a queste donne viene offerto un farmaco che si chiama Trastuzumab, ed è un anticorpo monoclonale, che va ad agire selettivamente sulle cellule che esprimono il recettore R2 e quindi una terapia mirata a bersaglio molecolare e le donne che hanno il tumore R2 positivo, oltre a fare la chemioterapia, vengono sottoposte a un anno di terapia con il ma In questo modo il loro rischio di recidive e di morte si riduce del 50%, quindi è un modo per recuperare diciamo, la prognosi inizialmente negativa. E la chemioterapia in effetti eh, è completamente diversa. Noi sappiamo che la chemioterapia è costituita da un'associazione di farmaci e che hanno un meccanismo diverso di azione e che non solo colpisce le cellule tumorali ma colpisce anche le cellule sane, soprattutto quelle attivamente proliferanti e quindi è responsabile degli effetti collaterali noti, quali per esempio ehm, l'abbassamento la, diciamo, dei globuli bianchi, delle piastrine, la nausea, il vomito e l'effetto collaterale. Più temuto dalle donne quali la Lopecia? Qual la settimana prossima, precisamente sabato 29, lei sarà impegnata al liceo scientifico di Capaccio. Per fare cosa? E in effetti eh, nel 29 novembre eh, presenteremo il progetto Martina. Questo è un progetto organizzato dall'IOS Club di Pestum e che ha lo scopo di eh, fornire ai ragazzi delle lezioni sulla prevenzione dei tumori. Quindi far capire l'importanza ai ragazzi dello stile di vita attraverso l'eliminazione del fumo, l'alimentazione corretta, evitare l'abuso di alcol, perché esistono dati che dimostrano come lo stile di vita nei primi vent'anni sia più importante dei fattori genetici. Benissimo, allora la dottoressa Bellelli ci aspetta sabato prossimo al Liceo Scientifico di Capaccio. Io intanto la ringrazio per aver partecipato al nostro programma e vi do appuntamento a venerdì prossimo per una nuova puntata di Panacea. A presto!